melanzane fritte oppure al forno, quindi per i più golosi oppure per chi vuole una versione più leggera. Però il risultato finale in entrambi i casi è davvero straordinario, quindi dai, non perdiamo tempo e iniziamo subito con la preparazione. Iniziamo la preparazione partendo dalla pastella perché avrà bisogno di riposo in frigo, quindi mettiamo la farina, io utilizzerò un mix di farine per i fritti, aggiungo dell'origano secco per darle quel tocco di aroma in più, del pepe nero macinato, sale fino. Quindi iniziamo a mescolare con la frusta. Aggiungo poi dell'acqua fredda appena presa dal frigo. L'aggiungo poco per volta, continuando sempre a mescolare. Finché otterrò una pastella ben liscia, quindi senza grumi. La mia sarà una pastella morbida, se la volete appena più corposa, aggiungete qualche cucchiaio in più di farina. Finché otterremo questo risultato. La copro con la pellicola trasparente e la lascio riposare in frigo fino all'utilizzo. Nel frattempo mi dedico alle melanzane che ho già lavato, quindi elimino la parte verde, quindi dell'estremità, e inizio a tagliarla in fette. Le taglio in fette per il verso lungo, di questo spessore. Nel frattempo vi invito a lasciare un like a questa ricetta se vi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, è gratis, quindi davvero grazie mille, e di condividerla con tutte le persone che voi amate. Questi sono dei passaggi importantissimi che mi aiuteranno a crescere e di pubblicare tantissime ricette in futuro molto golose. Le melanzane sono pronte, quindi li tengo anche loro per un attimo da parte e mi dedico al pan grattato che andrò a aromatizzare. Quindi al pan grattato andrò ad aggiungere sempre dell'origano secco e appena un po' di sale. Do una mescolata e tengo per un attimo da parte. Pronte tutte le preparazioni, iniziamo con la preparazione finale. Quindi mi sono preparata la teglia che ho appena bagnato con dell'acqua per far aderire meglio la carta forno. Do una mescolata breve alla pastella per poi aggiungere le fette di melanzane. Le passo per bene in modo tale che assorbano un po' di pastella. Ma prima di passarle nel pan grattato, aggiungo appena un po' di olio extravergine d'oliva sulla carta forno, le metto all'interno del pan grattato, cospargendole per bene, su tutti i lati. Dobbiamo ottenere questo risultato, non mi resta che metterla nella teglia, continuando con tutte le altre fette di melanzane. Impanate tutte le fette di melanzane prima di metterle nel forno, aggiungerò un filino dell'extravergine d'oliva. Poi andranno nel forno preriscaldato statico a 200 gradi per circa 40 minuti, a metà cottura circa se necessario, giratele sull'altro lato, per una doratura perfetta. Nel frattempo mi dedico a quelle fritte, quindi le passerò nella pastella. Lascio colare la pastella in eccesso, per poi metterle nell'olio ben caldo, girandole di tanto in tanto e friggerle fino a doratura desiderata.
e una volta pronte le metterò su della carta assorbente. Ed ecco a voi il risultato finale, le melanzane al forno e le melanzane fritte, un contorno davvero troppo buono, quindi ve lo consiglio assolutamente di provare. Io come sempre vi ringrazio per la visione, vi mando un bacio e alla prossima ricetta, ciao!